Casanova Savelli. S difficile, con inserimento alla cieca in discesa e infido cambio di direzione al centro in contropendenza. Curva però molto importante per fare il tempo al Mugello, oltre che gratificante quando la si fa veramente forte. Sul rettilineo che la precede, passato abbondantemente il cartello dei 100 metri, si frena in maniera breve e decisa, mollando presto il freno ed al tempo stesso cercando con lo sguardo il cordolo sulla destra, che diventa l'unico riferimento possibile per l'inserimento. Essendo un inserimento cieco, sulle prime sembrerà difficile, ma aumentando il passo ci si accorgerà di quanto spazio c'è in percorrenza alla Casanova. Il cambio di direzione per la Savelli, sempre da effettuare al centro della pista, deve essere veloce e preciso, cercando di sfruttare al massimo la larghezza disponibile dell'uscita in discesa, che è in contropendenza. Quindi bisogna ricordarsi che l'inclinazione della moto sarà accentuata dalla pista stessa. Utilizzando come punto di riferimento sempre il cordolo esterno, bisogna arrivare sullo stesso con la terza marcia già alta di giri, per poi tirarla mentre si cerca di riportarsi a sinistra il prima possibile, pronti ad affrontare la prima curva dell'arrabbiata, a destra.